Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Si è svolto nei giorni scorsi a Roma l'immarcescibile Pride, momento quintessenziale della civiltà dello spettacolo del turbocapitalismo globalista. Il Pride, che non c'entra nulla con i diritti degli omosessuali, è soltanto la manifestazione dell'eccesso e della dismisura, della deregulation antropologica funzionale alla deregulation economica ed è dunque l'essenza stessa della civiltà dei mercati. Ovviamente era presente sul palco anche Elly Schlein, la vestale della sinistra, fucsia, arcobaleno e tutta orientata alle questioni dei capricci di consumo e del green, totalmente dimentica di Marx, di Gramsci e delle lotte per il lavoro e contro l'imperialismo. Per quali ragioni i Pride sono la quintessenza della società del mercato? Me ne sono occupato nel mio libro Il nuovo ordine erotico e qui sunteggio telegraficamente tre punti che mi paiono essenziali per capire la piena organicità dei Pride rispetto alla società del turbocapitale. In primo luogo, i Pride dirottano l'attenzione dalla questione del lavoro, dello sfruttamento e dei diritti sociali alla questione dei capricci arcobaleno, che ovviamente nemmeno menzionano la contraddizione classista. In secondo luogo, i Pride servono a far apparire buona e giusta la società di mercato, da che mentre la mano destra vi toglie i diritti sociali del lavoro, la mano sinistra vi elargisce in forma compensativa i capricci di consumo arcobaleno e i diritti cosmetici. In terzo luogo, le battaglie dell'arcobaleno non contrastano la società capitalistica, ma anzi ne esprimono l'essenza e ne rendono possibile il funzionamento a pieno regime. Infatti la società capitalistica globalizzata è un grande mercato senza limiti e i Pride propongono questo stesso modello, da che fanno valere l'idea di un lifestyle deregolamentato in cui l'individuo, senza più famiglia, senza più legami, è un semplice atomo di godimento illimitato, ossia è l'abitatore ideale della società turbocapitalistica.